Nessuno se lo sarebbe aspettato che la domenica del voto per conoscere i nomi dei tre capodieci della festa di Ciri 2019 avrebbe avuto un'appendice nei giorni successivi. Sarà invece proprio così per i ceraioli di San Giorgio dopo l'inedito e imprevedibile pareggio tra due dei tre candidati alla brocca appartenenti alla manicchia di San Martino, Luca Bedigni e Francesco Fioriti, 362 voti a testa su 913 votanti, un pari e patta che ha spiazzato davvero tutti. E così la mattinata alla taverna di Via Cristini, dopo un primo riconteggio delle schede, ha portato prima ad annunciare l'ipotesi di ripetere la votazione domenica prossima, limitata ai 913 votanti, di cui 170 si erano espressi per l'altro candidato Giorgio Alunno, e i due protagonisti di questo pareggio l'hanno presa con filosofia. Francesco Fioriti, Luca Bedigni, non era mai successo che su 900 votanti due candidati finissero pari, penso che neanche voi ve l'aspettavate. Io per battuta l'avevo detto a mio amico ieri sera, no? E mi aveva detto dai, è impossibile, invece la realtà supera la fantasia. Era prevedibile perché nell'aria c'era sto sentore. Ovviamente penso che la X non la giocava nessuno. Sì, insomma, morto oggi Giacomo, moro più. Però cioè, che settimana vi aspetta adesso? Vedo l'ora d'arriva oggi, mi fanno fare un'altra settimana. Le passioni. Patrick Salciarini è il nuovo presidente della famiglia San Giorgiari e penso che tutto avrebbe immaginato meno che di trovarsi di fronte a una situazione del genere. No, effettivamente è la prima volta che accade una cosa del genere. Assoluto, non solo per i San Giorgiari. E qualcuno mi fa anche le battute, ce volete per fare sto casino. No, questo sicuramente fa vincere due cose. Innanzitutto che sono tutti e tre, io l'ho sempre detto dall'inizio, poi come presidente non ho mai preso posizione nei confronti di alcuno. Io ho sempre detto, per me sono tre capodieci, ma perché lo pensavo veramente, lo penso veramente. Poi la scelta è andata su due candidati in particolare. Sinceramente è una cosa imprevedibile. Che settimana vi aspetta? Ma carina, una settimana tranquilla. L'unico problema è che forse è il primo anno che per le celebrazioni di Sant'Antonio non avremo il capodieci di San Giorgio, verrò da solo. Poi nel corso del pomeriggio è stata fatta chiarezza. Lo statuto dei San Giorgiari, redatto per disciplinare le procedure di voto, parla infatti all'articolo 6 di estrazione in caso di parità. Un epilogo talmente remoto e improbabile che a caldo, dopo l'esito impensabile di ieri, non è stato ricordato né recuperato nella concitazione di quanto stava avvenendo. E così in serata è arrivata la decisione di convocare un'assemblea generale per venerdì 18 gennaio alle ore 21 nella stessa taverna di Via Cristini, nella quale sarà data lettura del disciplinare del sistema di voto e si procederà di conseguenza. Stando allo statuto che regola il sistema di votazione, si potrebbe procedere subito all'estrazione del capodieci di brocca per il 2019. Anche questa soluzione, con la formula del bussolo, sarebbe una prima volta assoluta per la festa dei Ceri. Il dato certo invece riguarda le brocche di Sant'Ubaldo e Sant'Antonio. È Pietro Menichetti il primo capodieci del Cero di Sant'Ubaldo. È stato eletto nella taverna di Via Ubaldini con 560 partecipanti al voto. Menichetti, che appartiene alla manicchia di Padule, ha ottenuto 309 voti, prevalendo su Diego Pascolini, manicchia di Madonna del Ponte, che ne ha ricevuti 239. Tra i due un abbraccio finale ha sancito l'esito del voto, con Menichetti visibilmente emozionato. Sotto l'egida del Consiglio dei Capodieci Anziani, in qualità di garanti dello svolgimento delle elezioni, i ceraioli del glorioso Cero di Sant'Ubaldo si sono ritrovati presso la sede della famiglia dei Sant'Ubaldari per eleggere, mediante votazione diretta, il loro primo capodieci per la Corte dei Ceri dell'anno 2019. Considerato che Pascolini Diego ha ripertato 237 voti. Riconoscendo in lui lo spirito che ha animato ed anima i ceraioli di ieri e di oggi, il grande attaccamento alla festa dei Ceri che lo porterà ad essere sicuro riferimento per le generazioni future, l'amore per il nostro santo patrono, eleggono
con 309 voti, primo capo 10 del Giro di Sant'Ubaldo per l'anno 2019, Benichetti! Sto passando momenti che adesso non realizzo molto bene, però come ho detto ieri, forte, è una grande, grande zona dietro, dei grandi ceraioli anche su altre zone che ho avuto la fortuna di frequentare, perché ho avuto la fortuna di prendere il cero un po' dappertutto, quindi con tante zone e l'affetto che mi hanno dimostrato sia i ragazzi che sono con me sempre, più quelli di fuori, è stato incredibile, quindi magari domani mi rifà la domanda. Più lucido. No, adesso comincia il bello perché mancano 4 mesi, poco rovescia, come dici te, il conto alla rovescia. Però in questo momento a chi ti viene un pensiero, a chi va? Secondo te? Veramente, guarda, momento... io faccio un esempio proprio forse banale, oltre alla mia famiglia che mi ha sopportato, perché credo che ci vuole da sopportarmi in questo periodo, il cellulare che suona costantemente, e molti me l'hanno salvati, i miei amici che mi hanno fatto il telefonato, ho ricevuto il telefonato al posto mio, quindi... che sono anche stressati, perché va veramente al gruppo che abbiamo dietro, perché la manicchia, ricordiamo, la manicchia di Padule, perché veramente è un gruppo fantastico, unito, coeso, che dialoga con tutti e tutti insieme sono sicuro che faremo un grande lavoro, insieme alla famiglia, insieme al presidente, insieme ai capo 10 di Brocca. Io oggi ho visto Raffaele Nuti, Pierello, che mi è venuto a votare, mi ha dato un'emozione incredibile, è stato un punto fermo a Padule per me, quindi con la grinta che ha, quindi... ecco, penso che sia il massimo di questa cosa. La cosa che mi ha più commosso è l'abbraccio fra Pietro e Diego dopo la proclamazione. Questo a dimostrazione che Sant'Ubaldo è un cero unito, e anche Pietro e coloro che hanno appoggiato Pietro saranno e faranno festa con Diego. Ma io una dedica particolare di questa giornata ce l'ho. La dedica va alla mitica Nena, che è la zia di Pietro, la Nena che è stata cuoca dei Sant'Ubaldari, della famiglia dei Sant'Ubaldari per decenni. Purtroppo è deceduta 2 anni fa, però il mio pensiero va alla mitica Nena. I cappelletti, rimarremo col retrogusto della Nena per anni. Bisogna rifare la corsa dell'anno scorso. No, meglio. No, da lì andavanti. Adesso ce la gufiamo da soli, ma lì stanno bisogna ripetersi, perché una volta è un caso, la seconda volta bisogna avere la bravura. Il messaggio ma chiaro, lavoreremo già. Alla grande tutti insieme per questa cosa, attenzione. Conferma e il miglioramento, per conferma e miglioramento. Solo in serata si è conosciuto il nome del primo capo 10 di Sant'Antonio, con i ceraioli che hanno votato fino alle ore 16. Degli 808 aventi diritto hanno votato 750 ceraioli. Poi lo spoglio e la proclamazione nella taverna di via Fabiani, che ha premiato Lucio Sollevanti, detto Pirro, con 452 voti, rispetto a Stefano Marinelli Andrioli, 225 voti, e Andrea Cancellotti, 65 voti. Ceraiolo della manicchia interna per molti anni nella muta di Barbie, Lucio De Pirro porta il soprannome del nonno e del padre, Raffaele, figura carismatica dei Sant'Antoniari, come della banda cittadina. Sollevanti! Thank you.
una grande emozione, ringrazio Ceraioli per il voto e basta. Solo adesso è solo così, una grande emozione e basta. Tuo primo pensiero? Ai Ceraioli e basta, Sant'Antonio, Ceraioli al 15 maggio. Sei un figlio d'arte, no? Tu stavamo cercando tuo padre, Lele De Pirro, che cosa ti dice, che cosa ti ha detto questi giorni? Padre mi ha detto, non so, se te la senti, e io me la sentivo e ci sono giunto al Tacero, e quindi va bene. Lucio ha ottenuto 452 voti su poco più di 700 votanti, quindi molti dei sant'antoniani si sono riconosciuti in te. Un'emozione, siamo reati a casa, siamo io e il Babbo, ma il Babbo non era manco la corda per venire al Saggero, siamo così, siamo fatti così. Lui per niente il cielo, solo la compagnia, la simpatia, lo sta insieme, basta. Quindi sarà questa la tua filosofia? Certo, certo, questo si è tradotto nel voto praticamente, la spontaneità, la sant'antoniarità in generale. Però è una grande emozione. Il capitano!